Ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui in un nuovo video. E oggi praticamente succederanno molte cose. Vedrete veramente di tutto. Come avete letto dal titolo avete già un mini spoiler. Ritorniamo a parlare di pizza. Come potete vedere in questo momento è quasi mezzogiorno. Io sono qui in palestra, che praticamente ora mi metterò a lavorare. Farò una lezione personal, dopodiché mi allenerò. E poi stasera andremo a farci una bella cenetta in compagnia con gli altri ragazzi. Quindi mi sa che in questo video uscirà tanta ignoranza, ma è quella che vi piace. Direi in questo momento di non perdere tempo, quindi andiamo in palestra. A few moments later. Ragazzi, eccoci qua, è giunto il momento dell'allenamento e oggi mi allenerò con Lilia, ormai c'è sempre, e ovviamente come sempre per allenarci siamo sempre in pochi. Intanto c'è anche Mirko che sta riscaldando, comunque dopo vedrete anche lui. Beh vabbè, saluta pure così Mirko. Ciao! Intanto dopo ci sarà anche lui, mi sembrava che avessi pestato qualcosa. Quindi oggi andremo con un bel allenamento di gambe, per adesso mi sono riscaldato, lì abbiamo un po' di carico sul bilanciere, quindi iniziamo. Intanto che ci alleniamo ragazzi, è arrivata anche la Roby che si sta allenando, però sì, lei si allena e basta, la pizza è solo per noi stasera. Purtroppo sì, non mi hanno invitato. Niente, perché ci sarà tanto traccio. Io volevo inserirmi ma mi hanno detto che non è per me. Ecco, niente, allenati e basta. Allora andiamo con una bella pressa, 300 kg e via che si spinge. Ragazzi, e come avete visto, allenamento finito, ora sono in tenuta lavoro, visto che dovrò fare altri due personal, e dopo direi che possiamo andare direttamente a cenetta. 2000 years later. Ragazzi, finalmente ci siamo, il momento più bello, quindi sta mangiando, tanto c'ho sto qualcuno un po' vicino, dopo c'è anche Amedeo, ascolta, iniziamo a mangiare. Vabbè, si spiega tante cose. Il non mangia come ci. Con questa intanto siamo quota una pizza, adesso è arrivata una super salsiccia fria, le altre intanto gli altri stanno già iniziando a mangiare. Quante fette siamo ormai? Boh, 4. No, siamo una pizza. Questa mi sa che è la quinta. Boh, quinta. Lasciala pure lui. Sempre mangiato? Così? Per tu compriamo... Cucina talmente tanto che... A chi? Galletto. In questa siamo esattamente 4-2. Questo è buono. Ed è anche un bel mattone. Allora in questo momento la situazione sta degenerando. Stiamo ancora mangiando qua. E lì che sta mangiando, vedo anche Claudio ha mollato. No, lui ha fatto proprio forte. Cioè lui è morto. Si sta addormentando. Mirko continua a mangiare. Quanti salta? Mi sa che siamo qua da 3 pizze. 3 qualcosa. Boh, gente che mangia 3 pizze. Che schifo. Che schifo. Penso al qualcosa poi ci mi riempi un po'. Allora in questo momento le pizze salate sono andate. Il Liga è steso. Perché arrivate esattamente una pizza dolce di piena di Nutella. Sta facendo Montenegro, sta mangiando. Mirko, allora cosa ne pensi di questa pizza dolce? Ah, sono circa 1,5 kg di Nutella qua dentro. Claudio, la vuoi mangiare anche te? Basta. Cosa? Claudio è morto, basta, non ce la fa più. Dopo una fetta ha smesso di parlare a un certo punto, quindi niente, proviamo questa pizza dolce. Io di Nutella sono lì. Ora diamo la sorte di questa strabordante di Nutella. Qua sta esplodendo di Nutella. Abbiamo domande. C'è anche il cocco dentro. Sì. Ragazzi, eccomi qua. Allora, cena andata super alla grande. Comunque, ecco. Comunque vi saluta anche Salvatore. Complimenti, pizza veramente grazie, buona. Grazie. Il giro pizza è andato veramente alla grande. Super consigliato. Se volete, passate pure qui da Scugnizzi. Day 2.
Ragazzi, giorno 2, come avete visto ieri ci siamo allenati alla grande, dopodiché super cenetta in compagnia degli altri ragazzi e praticamente c'è stato il degenero. Abbiamo provato il giro pizza di Pizzeria Scugnizzi, una pizzeria dove ho mangiato varie volte, forse ve lo fate vedere anche sul canale. E ieri siamo andati a provare anche il giro pizza. Come avete visto è uscita tanta ignoranza, ma ci stava, sono i video che vi piacciono di più. E comunque per il prossimo mese mi sto già organizzando per un'altra cenetta con tutti gli altri ragazzi, anche quelli che alleno o comunque non alleno. Chi vuol venire ovviamente è invitato, ve lo farò sapere in tempo, quindi ci organizziamo e andiamo a fare un'altra super cenetta come avevamo fatto a luglio circa. Quindi spero che anche questo video vi sia piaciuto, per farmelo sapere ovviamente lasciate un bel like, non vi costa assolutamente nulla, è il pollicione che trovate qui sotto, quindi bombardate di like questo video e ovviamente, cosa ancora più importante, iscrivetevi al canale. Ve lo dico sempre, praticamente vi conviene anche a voi, in questo modo rimarreste sempre aggiornati, non vi perdereste neanche un video. Detto questo ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao! Never was a gangster till I graduated. Warned and got the rap of a villain. A weapon concealing. Took the image of a thug.